Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, quando mi viene proposto di provare prodotti high-tech, sono subito pronto qui a farlo. Quindi, tua azienda oppure tu negozi online, qualora avessi qualche prodotto high-tech da farmi provare, qua in basso nella descrizione vi lascio la mail per potermi fare questo tipo di richieste. Ma andando avanti, in questa settimana sul mio profilo Instagram avevo postato alcune stories là dove vi avevo spoilerato parte del prodotto che stavo provando. Chi di voi mi ha detto Powerline, chi mi ha detto tastiera wireless, mouse wireless, speaker Bluetooth? Beh, devo dire che voi state completamente lontani. Ma solo un mio follower è riuscito a dirmi quello che stavo provando. Infatti, eccole qua. Sono delle cuffie wireless veramente da pochi euro e devo dire che difficilmente questi prodotti da pochi euro, che io le categorizzo come cinesate, però devo dire in questo caso non è così. Sono riuscite a trovare spazio su questo canale perché sanno il fatto loro, quindi direi di non perdere altro tempo e di parlarne subito dopo la sigla. Allora ragazzi, prima di andare avanti, tengo a ringraziare i ragazzi di Air Digital che mi hanno contattato e mi hanno proposto di provare queste cuffie wireless. E proprio parlando di queste cuffie wireless, già lo sapete, quando parlo di questi dispositivi parto sempre a parlare di quella che è la loro confezione di vendita. In questo caso è minimal, realizzata abbastanza bene, e al suo interno, oltre a trovare le cuffie SH10, sì, SH10, nome piccolo, facile da ricordare, senza troppe complicazioni. E proprio rimanendo sulla confezione, una pinna ben aperta nella parte centrale, possiamo rimuovere quel triangolino laddove al suo interno troviamo la relativa cavetteria come cavetto USB, micro USB che ne consente la ricarica e cavetto AUX con connettore da 3,5 mm per poterli utilizzare tramite connessione con filo. E proprio parlando di queste cuffie, beh, torniamo su di loro. Sono delle cuffie costruite completamente in plastica, con design ad archetto regolabile in base alla nostra misura, e portano una rifinitura con imbottitura di vera pelle, sia nella parte superiore dell'archetto e sia sui padiglioni auricolari. E quando dico vera pelle, ragazzi, è così, fidatevi. Le cuffie, come potete vedere, le possiamo ripiegare anche su se stesse in modo da poterle trasportare senza alcun problema, però dobbiamo prestare attenzione se le mettiamo in una borsa, in uno zaino o qualsiasi altro modo noi avessimo per trasportarle, perché non avendo nessuna custodia di protezione possiamo danneggiarle, ma questi sono dettagli. La cosa che mi è piaciuta in particolar modo di queste cuffie è quella rifinitura sul contorno dei padiglioni auricolari. Quello rosso che va a circondare i padiglioni auricolari, ragazzi, a me è piaciuta veramente tanto. Non so voi, ma a me è stato così. Sul padiglione auricolare sinistro sono presenti tutti i vari controlli e tutti i vari ingressi. Parlando dei controlli, troviamo tutti quei pulsanti come pulsante d'accensione e spegnimento che lo stesso ci fa anche da play pausa durante la riproduzione dei brani musicali. Bilanciere del volume che gli stessi ci consentono di andare avanti e indietro con i brani. Il pulsante che ci consente di switchare da una modalità all'altra e il pulsante che ci consente di avviare o ricevere una chiamata. Per quanto riguarda invece tutti gli ingressi, nella parte inferiore troviamo il connettore da 3,5 mm per poterlo utilizzare tramite il cavetto AUX, il connettore micro USB che ne consente la ricarica, il microfono di sistema e un LED che ci indica sia lo stato di connessione con il nostro dispositivo e sia lo stato in carica delle cuffie. Mentre invece nella parte superiore troviamo l'ingresso per poter inserire una micro SD card. Ragazzi, sbaglio o durante questo video vi avevo detto che queste cuffie hanno un pulsante che ci consentono di switchare da una modalità all'altra? Sì, infatti così, perché queste cuffie portano con sé tre diversi tipi di modalità. Non appena vengono accese, la modalità di default è quella Bluetooth, quindi configurarle con il nostro dispositivo è veramente uno scherzo. Qualora noi non volessimo utilizzarle tramite Bluetooth, abbiamo altre due modalità a nostra disposizione. Tramite il pulsante FM MP3, con una lunga pressione, possiamo attivare in una sola volta sia la modalità radio e sia la modalità micro SD card.
Qualora noi avessimo inserito al suo interno una microSD card, andrà in automatico la lettura dei brani musicali direttamente dalla SD card, mentre invece se non abbiamo inserito alcuna microSD card al suo interno, partirà automaticamente la funzione radio. Qualora noi volessimo ritornare alla funzione Bluetooth, con una lunga pressione ritorneremo a quella funzione. Ok ragazzi, beh, per quanto riguarda la qualità audio, non dico che ne hanno da vendere, però mi hanno sorpreso particolarmente. Vi ricordo che non sono un audiofilo esperto, però devo dire che per quanto riguarda la qualità dell'audio, per me è buona, chiara, bilanciata e devo dire che è un audio molto molto pulito. E voglio ricordarvi anche che queste cuffie sono delle cuffie on-ear, attenzione, non sono over-ear ma on-ear. Poi qualche giorno vi spiegherò questi dettagli. Riescono ad isolare dall'ambiente esterno, quindi devo dire che se abbiamo la musica a palla, tutti i rumori esterni alle cuffie noi non li sentiremo affatto e devo dire che questo è un gran punto a loro favore. Mentre invece per quanto riguarda la qualità microfonica, ragazzi, beh, stando in chiamata non ha avuto nessun tipo di problema con l'interlocutore che era dall'altra parte del telefono. E proprio per questo vi ho preparato due prove, sia la prova d'ascolto musicale e sia la prova microfonica. E noi ci vediamo subito dopo. Ok ragazzi, come potete vedere, ho indossato le cuffie SH10 proprio per farvi questa prova microfonica. In questo momento questa clip la sta catturando il mio Samsung Galaxy Note 3 in modo che possa catturarmi l'audio anche da fonti esterne come dispositivi Bluetooth. Come già vi ho detto durante questo video, io con l'interlocutore che era dall'altra parte della chiamata non ho avuto nessun tipo di problema e riusciva a sentirmi perfettamente. Visto ragazzi, beh, non so voi, ma se siete riusciti ad apprezzare sia la qualità audio sia la qualità microfonica, beh, devo dire che sotto questo aspetto non dico chissà quale qualità abbiano, però a me mi hanno convinto particolarmente. E credetemi ragazzi, come ho detto all'inizio di questo video, le cuffie sanno il fatto loro. Ma adesso arriviamo a parlare del punto più importante, ovvero la batteria. Beh, anche sotto questo aspetto, queste cuffie hanno fatto loro ragazzi, perché vi dico subito una cosa: io durante le mie prove l'unica cosa che ho dovuto ricaricare più volte durante la giornata è stato proprio il mio smartphone. Quindi durante la giornata lo smartphone l'ho ricaricato per ben 2 volte, perché queste cuffie, credetemi, sono riuscite a portarmi a sera. Quindi vi faccio un piccolo resoconto: dalle 9 del mattino sono riuscito ad arrivare a sera circa le 20 e vi ripeto, l'unica cosa che ho ricaricato durante la giornata è stato il mio smartphone ben 2 volte. Beh, devo dire che per quanto riguarda la batteria, rispetto alla concorrenza di quelle vere cinesate, beh, mi hanno sorpreso. Mentre invece per quanto riguarda la ricarica, esse impiegano circa un'ora alla ricarica completa e siamo subito pronti nuovamente ad utilizzarle subito oppure il giorno dopo. Quindi ragazzi, beh, cosa posso dirvi di queste cuffie? Non posso fare altro che consigliarvele e se veramente volete spendere poco, che vi ricordo costano al di sotto dei 20 euro e sono disponibili in 5 colorazioni diverse. Oltre che avere questo splendido bianco che credetemi ragazzi, cuffie bianche, con questa rifinitura rossa sui padiglioni auricolari, per me è il top. E le altre colorazioni diverse sono nero, azzurro, verde e rosa. Credetemi, sono dei colori spiccanti che anche quelli mi piacciono veramente tanto. Qualora voi le vogliate acquistare, qua in basso nella descrizione vi lascio il link al negozio di Air Digital. Che vi ripeto ragazzi, io su questo video non ci sto guadagnando nulla, ma l'ho fatto solo perché queste cuffie mi hanno sorpreso particolarmente tanto. E quando questi prodotti da pochi euro riescono a sorprendermi, beh, l'ho detto all'inizio del video, meritano spazio qui sul canale. Adesso ragazzi, sono proprio curioso di sapere la vostra qua in basso nei commenti su di queste cuffie SH10. E se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su. E adesso ragazzi, parte la solita animazione che ho creato nei giorni scorsi. Qui alla mia sinistra, tre icone, infatti, eccole qua.
che sono ad indicarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e soprattutto condividere questi video perché a me aiutano molto a crescere. Voglio ricordarvi che sono presenti anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, là dove vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale. E perché no, scambiarci qualche idea, magari potete contattarmi e chiedermi tutto quello che volete. I link li trovate sempre qua in basso in descrizione. E già lo sapete, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Intanto io ragazzi riapro queste cuffie per poterle nuovamente usare. Ciao! Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin.